Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti su Gridfall. Era un bel po' che volevo iniziare, insomma, questo gioco uscito il 10 settembre. No, scusate se magari cerco di parlare un po' a bassa voce, ma ovviamente adesso casa nuova, cambieranno un po' le abitudini, quindi cercherò di non alzare troppo la voce, anche perché di là c'è gente che sta dormendo, quindi meglio non svegliarla. Allora, dopo la lunga pausa, insomma, che obbligatoriamente mi sono dovuto prendere per ovvi motivi, iniziamo con questa serie che francamente non vedevo l'ora di iniziare, ecco, di giocare questo gioco. Allora, sono su PC ovviamente, sto giocando in 4K ed è praticamente tutto al massimo, tranne il solito anti-aliasing che metto sempre una cosa leggera e basta. Direi di partire, fatemi vedere un attimo. Sì, qua avevo regolato i livelli dell'audio e dunque sì, tutorial attivato ovviamente, sottotitoli sì, ecco, avevo messo sottotitoli grandi così almeno si dovrebbero leggere bene. E ora dai, partiamo. Nuova partita. Allora, vediamo. Facile, normale, difficile, estremo. Allora, proviamo difficile. I nemici sono più numerosi, aggressivi ed infliggono più danni. Per avere la meglio in questa modalità ti è richiesta una buona padronanza del sistema di risposta e un miglioramento strategico del personaggio. Estremo, i nemici sono più veloci, numerosi, letali di sempre. Seleziona questa modalità e sei alla ricerca del massimo della sfida. Ma io non mi fiderei a estremo, guarda. Puntiamo su difficile, così. Dovrebbe essere una sfida più impegnativa, ovviamente, del livello normale, ma non eccessivamente. Vediamo, dai, vediamo. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There, now, hold the pose. Ah, ok, la fase sì, di creazione del personaggio. Allora, di questo gioco, come sempre, so poco o niente, anzi forse niente dal punto di vista della storia, quindi non saprei. Anche perché l'ho scoperto proprio ad agosto come gioco, quindi non ho avuto neanche troppo tempo per informarmi in merito. Comunque, allora, sesso uomo o donna? Ma sapete che io quasi quasi punterei sulla donna a sto giro. Alla fine, adesso non mi ricordo, ma credo che questo qua sia in assoluto forse il primo gioco dove faccio una specie di, se vogliamo, gioco di ruolo, cioè dove scelgo anche il sesso oltre che le varie abilità. Quindi io, a me non dispiace poi francamente scegliere, cioè avere personaggi, insomma comandare personaggi di sesso femminile. Infatti, per esempio, in Cyberpunk, che faremo quando uscirà, ho già in mente che personaggio fare. Farò donna sicuramente. E qua, dai, facciamolo anche qua, dai, ma sì, dai, così cambiamo un po'. Allora, viso, ma io, al di là del sesso, appunto, così normalmente, e poche altre cose, non è che sto più di tanto a, insomma, scegliere, ecco, diciamo, l'aspetto estetico, cioè non sto a regolare anche, per esempio, la dimensione degli zigomi, le sopracciglia, vabbè, cioè mi fermo alla base, se vogliamo. Però vediamo un po', giusto così, un attimo, magari questo episodio lo farò un po' più lungo, non so, vediamo un po'. Teniamo queste, no, non saprei, anche perché poi non riesco mai a decidermi, quindi per quello sto sul base, ecco, sul semplice. Colore capelli, però magari, ecco, il colore invece sì, no, bianchi. No, sul nero, sì, stiamo sul nero, dai. Colore occhi,
magari gli occhi bianchi, così, così. Ma anche questo aspetto, guarda, non mi dispiace. Abilità, ok, ma c'è solo questo, pensavo ci fosse altro, francamente. Fase successiva, sì, allora dai, così, va bene, va bene. Ok, classi di partenza. Allora, scegli le tue abilità iniziali in base al tuo stile di gioco. L'albero dell'abilità è aperto, progredendo nel gioco sarai in grado di sbloccare l'abilità di altri archetipi. Guerriero, tecnico e magia. Allora, a me, quando in giochi del genere, come per esempio poteva essere un Dragon Age Inquisition, o Dragon Age in generale, avevo scelto il mago. Avevo fatto una classe mago, praticamente. Però vediamo, perché guerriero sembra di essere sempre sul classico, perché la magia, insomma, anche quello non è... Insomma, è classico anche quello, però... Vabbè, allora, questo profilo è incentrato sul combattimento in mischia, ovviamente. Tecnico, questo profilo è incentrato sul controllo del campo di battaglia, ma sarà, tipo, presumo, tipo attacchi a distanza, una cosa del genere, credo. Agilità, precisione, può darsi, sì. Scassinamento, scienza, forse un po' ladro, un po' arciere, boh. Vediamo, magia. Questo profilo è incentrato sull'utilizzo di incantesimi offensivi da distanza. Scienza intuito, potere mentale, volontà, anello di magia divina, stasi, armi a una mano pesanti. Ma visto che poi dice che progredendo nel gioco comunque sarà in grado di sbloccare l'abilità di altri archetipi, quindi presumo che adesso scegliamo una classe, poi però giocando possiamo, non so, fare un mago guerriero, un mago tecnico, un guerriero tecnico, cosa del genere. Allora, io starei sulla magia, guarda. Sì, magia, dai. Ok. Poi, scegli un attributo nel quale investire il tuo primo punto, in base al tuo stile di gioco preferito. La forza, costituzione, precisione, agilità, potere mentale, volontà. Beh, direi che visto che siamo partiti col mago... Starei su potere mentale e volontà, no? Forza forse è un po' inutile per un mago, però vediamo cosa dice. Potere mentale aumenta la potenza di tutti gli incantesimi. Attributo richiesto per utilizzare gli anelli migliori. Danno magico, generatore furia sarà? Boh. Volontà livello 1. Aumenta i punti magici massimi, la durata degli incantesimi. Attributo richiesto per indossare gli amuleti e le collane migliori. Punti magici, durata, effetto. Con questo lanciamo più magie, quindi. Con quest'altro invece aumentiamo la potenza, il danno. Ok. Sì, stiamo su questi due. Durata, effetto, incantesimi più un secondo. Davvero? Vabbè. Aumentiamo il danno, ma visto che siamo all'inizio. Ok. Talenti. Scegli il talento nel quale investire il tuo punto di partenza. Per poter progredire come vuoi, tu, mentre completi le missioni, esplori il mondo. Forse anche questo sarà come prima, carisma, scienza, scassinamento, intuito, artigianato e vigore. Vediamo intuito, i punti di raccolta diventano più facili da vedere, aumenta leggermente il numero di ingredienti e oggetti ottenuti con la raccolta e nei bottini. Sblocca opzioni di dialogo contestuali. Ah, ok. Un po' come il carisma. Il carisma cosa fa? Riduce leggermente i prezzi dei mercanti e migliora di poco le abilità di combattimento dei tuoi compagni. Aumenta leggermente la probabilità di successo di alcune scelte nei di... Ah, vedi? Ah, ecco. Questo, cioè, mi interesserebbe più che altro per le probabilità di successo di alcune scelte nei dialoghi, più che per l'altro. Però, qui ne ho diviso un po' le cose, non so. Anche questo, però, con l'intuito sblocchiamo altre opzioni di dialogo. Ok, e aspetta. Scassinamento, vabbè, questa sarà... Abilità del lado, ovviamente scassinare strutture semplici, trappole nemiche sono più facili da vedere. Scienza permette di creare pozioni semplici, permette di distruggere muri instabili con l'aiuto di fiale esplosive.
Carisma abbiamo letto, beh, vigore sarà la vita, no? Permetti di attraversare passaggi difficili che chiedono equilibrio. Ah, aumenta il numero massimo di munizioni trasportabili e permette un leggero recupero di salute e magia fuori dal combattimento. Infatti, sì. Diciamo, vanno unito un po', insomma, le cose. Vabbè. Artigianato permette di creare migliorie base per armi e armature. Sono un po' indeciso. Vabbè che comunque appunto poi possiamo man mano che andiamo avanti vedere, però per iniziare non so se scegliere carisma per appunto per aumentare la probabilità di magari convincere gente a fare cose, cioè quello che diciamo noi, credo. O l'intuito. L'intuito aumenta anche il numero di, insomma, ingredienti e oggetti ottenuti, forse quello che lasciano i nemici, no? I bottini. La scelta è difficile. Difficile. Guarda, facciamo un carisma, dai. Carisma. Sì. Ok, possiamo iniziare? Va bene, iniziamo allora. Sì, va bene, ma non abbiamo Just a dato few il more nome però. minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lady, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We have nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lady! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lady, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Ok. Bussola, allora. Visibili in alto al centro dello schermo indica i luoghi importanti, gli obiettivi della missione attiva. Vabbè, classico, ok. Missione principale, missione secondaria, va bene. Noi guardiamo sempre in giro come sempre. Tu? Ah, no, non posso parlarti. Devo andare di là. Ok. Qui no, è chiuso. Poi ovviamente come sempre se riscontro problemi dal punto di vista del frame rate, eccetera. I wish you a good day, Your Excellency. Ah, grazie. Abbasserò qualcosa, ecco. Anche se non sembra averne, gira piuttosto fluidamente. Madam, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Vabbè, va bene. Solo provando a parlare con la gente. Ah, ok, buono che scatto. Hey! Green blood! Kurt! And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Sembra che noi abbiamo già poteri magici. Attacca 3 volte. Ah, pausa tattica. Aspetta. La pausa tattica metterà in pausa il gioco per darti modo di scegliere la tua prossima mossa a tuo piacimento, così come in Dragon Age Inquisition.
Sarai in grado di accedere ai tuoi incantesimi, abilità e pozioni da usare direttamente o assegnare a un tasto rapido. Se la usi durante il combattimento, puoi anche scoprire qualcosa sui nemici attorno a te. Ok, sì. Ma in realtà non la usavo molto, ma... però, vedremo. Ah, così lanciamo. Però consumiamo... ah, ma si ricarica il mana. La barra blu. Ah, questo è, diciamo, una specie di attacco in mischia. Sì. Difenditi, schiva, para gli attacchi nemici. Sto leggendo. Però vabbè, tanto. È tutorial, parata magica. Ah, la barriera. Ah, però, ok, ci vuole tempismo. Va bene. Ok. Mostra a Kurt che sai combattere. Aggancia bersaglio, proiettile rombo. Ok, usa furore. Ah, è un attacco, ma consuma... ah, consuma quella barretta gialla. Ok, sotto, va bene. Ah, però sì, attaccando si ricarica, vabbè. No. No, ecco. Non male. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Vedi le basi del combattimento, salta il tutorial. No, l'abbiamo appena... ah no. Beh, se rivedo le basi, quello che ci ha spiegato adesso... vabbè, vediamo un attimo. A little last minute training couldn't hurt. In that case, Otto here is gonna be your training partner. Go! Fight with honor! Meglio ripetere le cose, vediamo. Magia di... vedi, una cosa nuova. Magia di luce. Puoi usare magia d'ombra o di luce durante la tua avventura. L'incantesimo di stasi ti permette di congelare temporaneamente un nemico. Gli incantesimi usano magia indicata dalla barra blu in alto a sinistra. Ok. Pozione curativa, va bene. Stabilisci un tasto rapido per l'incantesimo di stasi. Assegna. Dov'è? Incantesimo a stasi. Ah, ok. Puoi assegnare la tua abilità a uno dei gruppi di tasti rapidi disponibili. Sì, sto usando il controller per comodità, ovviamente. Gruppo abilità 1. Ah, gruppo abilità 2. Con RT, sì, ho capito. Sì, esatto. Vabbè, forse quasi. Quasi. Facciamo così. Ecco. Ok. Va bene. Sì, l'ho. Due volte devo lanciare, vediamo. Ah. E poi... era giusto, Aspetta, devo prenderci un po' la mano sul fatto che siano dei maghi. Ok, e poi... ah, non l'ho preso, vabbè. Ok, corazza. Il livello di corazza fisica è mostrato con scudi sulla barra della salute. Sì, l'avevo notati. La corazza assorbe parte dei danni fisici. Per sfondare una corazza nemica puoi usare un'arma a impatto o alcuni tipi di trappole. Gli attacchi magici oltrepassano la corazza, quindi siamo già in vantaggio. Sì. Ok, la magia oltrepassa la corazza nemica. Sconfiggi nemici, ok. È un po' sta. Sì, infatti la corazza... aia, mi ha preso... quanto mi ha fatto male. Malissimo. Beh, forse è meglio questo, dopo tutto. Questi proiettili, un po' così. Dai, fermo un attimo, grazie. Ok, energia magica insufficiente. Furore, ah ecco infatti. Il furore è uno stato che ti permette di utilizzare attacchi speciali che infliggono danni bonus e fanno perdere l'equilibrio agli avversari. Una barra
segmentata che si riempie quando attacchi un nemico. Lanci un incantesimo, pari attacchi nemici ti mostrerà il tuo livello di furore. Quando la barra raggiunge il primo livello, un effetto visivo apparirà sulle mani del tuo personaggio. Ok, fammelo mirare. Adesso non ce l'abbiamo, però possiamo quindi attaccare o parare e la barra si ricarica. Ok, infatti usa furore. Ok, non gli facciamo più male, infatti. Vuole infoderato, RB, vabbè, non abbiamo armi, quindi. It appears we've brushed up on the basics. It does. And I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Mostrali quanto sei felice che venga anche lui. Lamentati di non volere una guardia del corpo. Ma sì, dai, stiamo. On the contrary, I am thrilled that both you and Sir de Cosino are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Don't tell me the old school teacher is competing against me. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I've no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know, Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for a celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Conta Kurt davanti al palazzo. Sì, no, quello che so è che le nostre decisioni influenzeranno la storia. Questo è buono, molto buono. Poi decideremo man mano che decisioni prendere, ovviamente. Ma qua è bloccato. Io guardo in giro, al solito. Devo andare di qua. Passare. Ma di qua c'è qualcosa? No, tutto bloccato, va bene. Vediamo il... Ok, questo è il menu. Ah, è questo. Ah, questo è l'inventario. Ah, equipaggiamento testa, collo. Vabbè, completo da viaggio. Beh, siamo ovviamente a livello base. Martello chiodato usato. Anello del novizio. Borsa. Vabbè, vabbè. Poi magari guarderò meglio l'inventario. Adesso dobbiamo andare di qua. Aspetta, di là. Questo è un medico. I've put this off as long as I can. I need to make my farewells. Ah, va bene, va bene. I'll go and meet up with Kurt in the city afterwards. Va bene. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked a thousand times. È un po' malata. Oh, it's you, my dear child. Figlia, Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my daughter has left on a mission to heal her people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck.
A te non sembra aver portato fortuna, però. Quindi siamo una famiglia con una malattia ereditaria, che anche noi abbiamo una macchia lì sulla faccia o sul collo anche, quindi vediamo. C'è dato un cappello, Puoi correre sì con scatto, va bene. Vabbè, ora cosa c'è? Saluta. Va bene. Beh, andiamo a... Kurt. It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You were right. Maybe he is already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier located? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Invitazione del gruppo, Kurt. Ok. Kurt è un maestro del combattimento in mischia e può indossare armature pesanti. Beh, lui sarà il classico guerriero. Infatti. Va bene. Aggiungi al gruppo. Ok. Siete assegnata alla missione secondaria. Puoi controllarne i dettagli aggiungendo il tuo diario nelle missioni. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it is certainly worthy of inspection. Sì, sì, prima facciamo le nostre missioni secondarie, come sempre. Allora, aspetta, equipaggiamento, mappe, diario, la grande partenza, va bene. Una cura per la malicore o malicore, non saprei. Missione no, aspetta, missione secondaria, ecco, la merce della guardia del conio. Bisogna essere completata, aiuto, nascondi missioni, no, segui questa missione, ok, missioni, vabbè. Mappa del mondo, Sirin, è carina la mappa. Isola di Tirfradi. Va bene, pare. Allora ci sarà una cura su quest'isola. Ah, ecco, ok. Il codex, giustamente, ammesso. Ah, ok. Signora de Sardé. Va bene. Vabbè, leggiamo magari la storia della nostra protagonista. Ok. Cresciuto, è cresciuta, dentro le mura della corte del principe d'Orsay insieme a suo figlio. Ah, no, è la mamma. E la mamma, no, scusate, principessa. Boh, vabbè, leggiamo questo. Signora de Sardé, ma sì che siamo, no. Hai potuto usufruire dei migliori precettori e maestri delle armi. Sì, siamo noi, ok. Abile nei combattimenti come nei giochi della mente, hai manifestato fin da subito un'inclinazione per la magia di luce. Da sempre più calmo e riflessivo di tuo cugino, hai costantemente provato a proteggerlo dai guai che hai il talento di attirare. Ciò ti ha fatto ottenere il rispetto di tuo zio e molto probabilmente una nomina come legato, ovvero come diplomatico superiore sull'isola di Tirfradé. È a malincuore che doveva abbandonare tua madre, ma è afflitta da malicore e vicina alla morte, ma l'opportunità di fuggire da una zona mortale come quella di Serin per accompagnare tuo cugino e scoprire nuove coste è un'occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Va bene, la principessa è nostra mamma. Madre, la principessa de Sardé è la sorella del principe d'Orsay e di tua madre. È stata sempre dolce nei tuoi confronti, il che non è comune nella nobiltà della congregazione.
La principessa ha sfortunatamente contratto la malicore qualche tempo fa, pertanto da quel giorno vive in isolamento con il suo dolore e un aspetto che le impediscono di mantenere il suo ruolo a corte. Nonostante sia molto dispiaciuta di vederti abbandonare Serena e di doversi separare da te, preferisce che tu visiti coste più accoglienti e cerchi la cura per il suo popolo, anziché restarle vicino a tese della morte. Ma detto così non... vabbè, non so, ho tradotto un po' male, però vabbè. Signor Curcilon, conosci De Curcilon da anni, quest'uomo molto acculturato ha insegnato a te e a tuo cugino Constantine varie cose, tra cui la storia, i meccanismi della politica e tutte le sottigliezze della diplomazia. Non so se tuo zio l'abbia mandato qui per tenerti sott'occhio, se sia venuto di sua spontanea volontà per l'affetto che prova nei tuoi confronti e per la sua eterna curiosità. D'altronde è da anni che lo senti parlare di quest'isola affascinante, dei misteri che vi si annidano, a cui spera di far luce. Vabbè, già che ci siamo, leggiamo anche Kurt, poi andiamo avanti. Conosci Kurt da molti anni, sin da quando è diventato il maestro d'armi tuo di Constantine. Ha avuto un'infanzia travagliata, cominciando a maneggiare armi non appena fosse abbastanza grande da tenerne una in mano. Nonostante avesse sofferto per questo suo passato, non sembra sia pieno di rabbia, ma solo un po' cinico. Dimostra un affetto protettivo quasi fraterno nei confronti tuoi e di tuo cugino. Va bene. Serene è la città più grande della congregazione dei mercanti e uno dei porti più importanti del continente. È una città molto antica che è stata arricchita dal commercio marittimo. Grazie alla neutralità della congregazione, è anche la città diplomatica per eccellenza. Qui puoi trovare tutto quello che desideri. Gente da tutto il mondo si riunisce qui e i suoi mercanti sono pieni di beni, dei beni più esotici. Per oltre un secolo lo splendore di Serene si è diffuso attirando i migliori artisti e filosofi del tempo, malgrado la comparsa della malicore. Ok, no, sto ancora cercando di capire la pronuncia, ma fa niente. No, ma da poco più di 20 anni il deterioramento delle relazioni fra la congregazione e i nauti e l'aggravarsi dell'epidemia hanno drasticamente ridotto il suo prestigio e la sua popolazione. Oggi Serene è una città che sopravvive a malapena pigliandosi disperatamente al suo passato splendore. Quindi è un luogo maledetto, va bene, va bene. Ok, non ho capito se anche noi a questo punto abbiamo la malattia, però vabbè. Qualcosa abbiamo di sicuro. Ok. Dunque, devo seguire. Non c'è una minimappa a quanto pare. C'è solo quella bussola per orientarsi e basta. Forse la minimappa era un po' meglio, però vabbè. Allora, di qua penso. C'è solo diretto. Poi c'è la mappa della gioia. Attento, ho premuto. Ok, no, c'è la mappa. Ok, vetti l'ambasciatore di Telem della tua partenza. Vetti l'ambasciatore dell'alleanza del ponte della tua partenza. Dobbiamo avvertire un po' di gente a quanto pare, ma qua ci sono dei punti di domanda. Va bene, alla The Witcher 3. No, sì. Oh, mi pare, insomma, di aver capito che si ispira anche un po' a The Witcher 3 come gioco. Impostazioni eccetera, ma immagino prenda spunto da diversi titoli del genere. Ma questo che vuole? Scusi, ah, è un agguato. E quello è andato, facciamo così. No, beccati questo. Ah, mi stanno... Mi hanno quasi ucciso, ma forse no, dai. Aspetta un attimo, che qua... No. Dovrebbe essere andato, infatti. Pensa a te, questo agguato, così. Per cui monete d'oro, bracciale d'argento. Ma prendi, io prenderò sempre tutto. I getti che raccogli vengono conservati in inventario, sì. No, sbagliato, aspetta. No. Ok. Spada corta annerita. Prendi tutto. Beh, noi avendo la magia le armi non ci servono, almeno penso. Poi la vita. Ok, non si ricarica giustamente. Ma per la pozione, aspetta.
3 pozioni cura. Ok. Facciamo così, va bene. Ok. Faccio qualcosa, raccogli. Pagina di diario strappata. I dolori che provo stanno diventando insopportabili. È come se le viscere mi stessero ribollendo. È sempre più difficile per me andare al negozio. Ci sono sere in cui non mi sento nemmeno le gambe, come se si fossero congelate. Non c'è più dubbio. La malicore mi ha colpito, come molti altri. Oggi mi sentivo così debole che mi è stato impossibile persino attraversare la strada per raggiungere il negozio. Ma poi chi ha bisogno di libri quando così tante persone stanno morendo? L'unica cosa che mi resta da fare è trascinarmi al piccolo dispensario dietro la caserma e sperare che possano alleviare la mia sofferenza. Quindi ti hanno ammazzato, probabilmente, non so, chiunque tu sia. Allora, io però sto seguendo, infatti, la mappa, fa vedere. Ok. Andiamo di qua. Piazza dei Principi. Qua è il negozio, penso. Mi sembra. No, 65. No, non è qua. 65 metri. Quindi. Vabbè, giro. Vabbè, vado di qua. Di qua. No, c'è un baule. Moneta d'oro, pozione. Vecchi guanti, vecchi stivali. Va a vedere. No. No, no, non sto tenendo premuto. Aspetta per. Ah, ma qua è bloccato. Sì. No, per il solo inventario, come ho fatto prima. No, qua mi apre la ma... Ah, no, scusate, ok, devo cambiare menu. Ah, talenti, vabbè. Devo cambiare... Ok. Aspetta. Ah, vedi, ecco. Cappello da scopritore, segna che è meglio. Qualità 40, peso 3. Equilibrio, corazza, mettiamolo. Qua busto, farsetto della buona sorte. Mettiamo. Guanti da orafo. Vecchi guanti rinforzati, no. Ma sta roba, non so, ce l'avevamo già? Forse sì, eh. Non ho guardato io. Stivali con tacco piombato. Direi che sono meglio, ok. Vediamo. Sì, siamo proprio, non so, non dico dei pirati, però beh, l'epoca è quella. Allora, Serinsi. Ah, di qua forse era, forse. Sì, ho sbagliato strada. Ok. Il mercante è là, infatti. C'è anche lui. Eccolo qua. Good day, my lady. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Chiedi maggiori istruzioni, chiedi agli altri mercanti. Faccio chiedi agli altri mercanti. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. Diciamo anche l'altro. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal.
You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Carisa, minaccia di mandarlo in prigione. 75%. Corrompilo. Minaccialo, vai via. Beh, tra tutte, forse col carisma ci andrà bene. Proviamo. I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sade, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. Ancora. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay. Unless you'd rather your master is hung, and that you finish your days in prison. As you request, m'lady. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Oh, now bravo. That's a wise decision. Infatti. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo! Bravo. The quartermaster must be expecting us. Ok, informa il quartiermastro. Non fai tempo a leggere. Ma se ti parlo ancora. Don't you worry now. You'll get your merchandise. Ah, bravo, ok. Sì, ecco, potenziare non mi è mai dispiaciuto, devo dire, in ogni gioco del genere. Potenziare carisma, eccetera, per i dialoghi, insomma. Così ci aprono altri banditi, altre vie di risoluzione dei problemi. Insomma, diciamo che madonna, ci è stato poco. Aia. Aspetta. No. Col tempismo. Dicevo, mirami questo. Aia. Madonna, ho pochissima vita. Aspetta, arrivo. No, che colpi non li vedo. Colpi di fucile. Carica ultimo salvataggio. Spero abbia salvato in automatico. Dopo il dialogo, vediamo. No, i colpi di fucile ancora non. Sì, infatti, ok. Non li vedo. Vorrei evitare di usare pozioni in maniera, insomma, indiscriminata. Quindi. Dovrei forse continuare a visto che non consuma mana, continuo a premere cerchio. così almeno. Che forse è ancora meglio della schivata. Infatti. Olè. Quando mi muovo, esatto. Aia, però sono troppo vicino così, aspetta. Oh, ma uno vuole morire, ok, grazie. Ok. Dai, stavolta è andata meglio. Ok. Sì, forse visto che non è una schivata proprio velocissima, prendi tutto, prendi tutto. Quindi forse mi conviene usare lo scudo in maniera indiscriminata. Fino a che, insomma, non mi sento sicuro, ecco. Allora, io devo andare di là, sì, però vedi, una minimappa, magari qua. Mercante. Stavo da lavoro, vabbè. Ok, però qua potevamo scavalcare. La scala, Infatti. Celebrate the miracle of science. Che è questo? Don't believe your eyes. This discovery will give you faith in existence. No, non ci posso parlare. Come one, greetings, come your excellency. Citizens of Serene, come to me. Va bene. Venditore. Di qua, ok.
fruit, small crew! Niente, no. Questa sembra una bacheca, ma non ci possiamo interagire. Anzi, è una bacheca, però. Eccolo qua. Lady Desade, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tir Fridi as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Caserma, sì, ma trova il modo. Trova un modo per portare il carico a Tir Fridi, che è l'isola dove dobbiamo andare. Ma andiamo qua un attimo, c'è qualcosa, no? Qua? È un'armeria. Non posso prendere nulla, però. Usciti da qualche altra parte, va bene. Ah, qua c'è. Lettera abbandonata. Albert, spero che ti recapitino questa lettera appena farai torno da Al-Sad. Sempre che sia sopravvissuto qualcuno per consegnartela. Ormai non ci vedo più. Non ci vedo più e scrivere mi è molto difficile. Mi dispiace, figlio mio, ma ho molto da lasciarti. Non ho molto da lasciarti. È probabile che la nostra bellissima libreria sarà già stata saccheggiata e devastata, ma forse il baule che ho nascosto nella nostra casa è stato risparmiato. Abbi cura di te, figlio mio, e se i soldi te lo consentiranno, raggiungi quell'isola magica che dicono sia completamente libera dal male. Tuo affezionato padre. E però la casa, non sappiamo dov'è, è il baule. Pare che quest'isola sia un po' la terra promessa, però secondo me it's blocked. Bloccato. It's blocked. Controllato. Però secondo me non sarà così. Ci saranno problemi, anzi sicuramente ci saranno problemi anche lì. E magari di gravi probabilmente. Vabbè. Comunque, finiamo sta missione prima che andando un po' in lungo in là, qua c'è un signore da cui parlare. Sì, poi dobbiamo ricordarci di andare qua, vai, tanto la missione principale. Qua c'è, cos'è questo? Mercante. Ah, è tavolo da lavoro, sì, è vero. Sì, va bene, dai. Dove devo andare? Di qua, credo.